Storytime, Evoluzione Radio. Io sono Stefano e oggi sono in compagnia di Eugenio, Giovanni e Matteo che ci parlano della loro attività. La Pinta è una barca che abbiamo ristrutturato in tre amici sul Lago Maggiore 6 anni fa. È una barca grossa di 10 metri che porta fino a 20 persone. Fatto questi lavori, quando abbiamo finito e la barca finalmente è arrivata nel lago a poter navigare, eravamo già in 15-16 perché tanta gente ci ha aiutato a renderla quella che è oggi. Cosa c'è intorno alla Pinta? Tante realtà. Una è nata intorno a Roberto, uno dei nostri soci fondatori, gran appassionato di pesca. Poi Paolo, che ha guidato battelli per 25 anni sul Lago Maggiore. E poi io, che mi occupo di ambiente, di natura e di video, di fotografia, di immagini. Sono nati tantissimi progetti, musica, abbiamo usato la barca come palco musicale, facciamo eventi di ogni tipo, ripopolamenti, portiamo i bambini a cercare di educarli nei confronti dell'ambiente. Per arrivare, diciamo, già un po' al succo del discorso, noi creiamo degli incubatoi naturali all'interno del lago, posizionati a 9 metri, per facilitare la riproduzione del pesce persico. Qui c'è tutta una storia molto lunga che poi magari Giovanni appunto approfondirà meglio. E qual è il nostro grande successo maggiore? Abbiamo realizzato una webcam attiva 24 ore su 24, visibile per tutti liberamente su YouTube, dove chiunque può collegarsi in qualsiasi momento e vedere cosa succede nei nostri incubatoi. Riguardante questo argomento ti presento Giovanni, che è il nostro zoologo. Parliamo di un progetto, che è questo progetto incubatorio naturale, che è nato ponendo appunto sott'acqua delle fascine riunite, diciamo, in legnaie, e abbiamo osservato questa situazione, abbiamo avuto dei risultati, ma poi, incuriositi soprattutto dal fatto di riuscire a svelare il meccanismo di riproduzione del pesce persico, abbiamo deciso di mettere questa telecamera sott'acqua. Questa telecamera è in funzione da diversi mesi, cioè da marzo dell'anno scorso. La cosa che ci ha stupito invece è stata quella di verificare che le cose non stanno come apparivano, diciamo, facendo le immersioni, ma c'è una quantità di animali che girano e orbitano intorno a queste mucchi di legna, diciamo, che ci ha impressionato. Si è creata proprio una vera comunità al di là del pesce persico, dai microrganismi ai vertebrati superiori, a uccelli che vanno a predare all'interno di questa situazione, addirittura bisce d'acqua che sono andate a 9 metri di profondità a predare. Proprio abbiamo la documentazione visiva, perché noi registriamo quello che succede e selezioniamo, diciamo, le parti che ci interessano. Quindi abbiamo praticamente scoperto che ciò che noi pensavamo prima di mettere la telecamera, in realtà vedevamo un centesimo di quello che succede realmente. E quindi questa cosa qua ha stimolato tantissimo. Grazie al progetto ci hanno invitato, ad esempio, prossimamente saremo intervistati su Geo il 3 di gennaio, e proprio su questo progetto, perché è un progetto innovativo e forse la prima volta in Italia che si va a spiare quello che noi diciamo il mondo che gli altri non vedono. La Pinta poi si occupa di natura in termini più ampi. Noi abbiamo avuto l'occasione, tramite questo progetto che è piaciuto molto, di conoscere personaggi come Eugenio Manchi, che è qua presente, che sono documentaristi a livello italiano, diciamo, tra i migliori in assoluto, e Lele Coppola del gruppo Foca Monaca, che ci hanno appoggiato, aiutato e che ci hanno anche aperto, diciamo, delle nuove porte. Quindi passerei la parola. Certo, assolutamente. Sì, io sono un po' l'amico della penultima ora, nel senso che non faccio parte strettamente dell'associazione, però quando sono stato contattato e mi hanno presentato l'iniziativa me ne sono innamorato, per cui mi sono messo a loro disposizione un po' per curarne l'immagine con i media più importanti, eccetera, ma anche per dare magari qualche piccolo suggerimento o dargli una mano anche materialmente con le riprese, come quando per esempio è stata messa giù questa webcam subacquea, che è una cosa abbastanza particolare, perché di webcam ce ne
sono tante, ma subacquee forse è una delle poche, perlomeno nel nostro paese. E allora lì c'era la necessità di far vedere tutto quello che accadeva in breve tempo. Allora ci siamo mossi con i droni, telecamere e compagnia bella per fare questa documentazione. È una bellissima iniziativa che mi ha dato anche delle idee. Conto di fare probabilmente in un prossimo futuro anche un documentario su di loro e su questa particolarità, nel quadro di una biodiversità del Lago Maggiore che sta cambiando. Il Lago Maggiore è un bacino, è un po', ne se ne parlava stamattina simpaticamente, un aneurisma in quello che è il fiume Ticino, che parte dalle Alpi e arriva tramite il Po fino al Mar Adriatico. Ecco, questo allargamento che condiziona proprio la vita del Lago Maggiore, loro lo stanno indagando molto bene, in maniera anche molto particolare, e il fatto di avere una webcam che in qualunque momento del giorno è probabilmente anche della notte, con gli infrarossi si riesce a vedere tutto quello che succede, i pesci che scappano, il predatore che arriva, uno svasso, un uccello che va sott'acqua per pescare, la biscia, sono cose molto molto affascinanti. Noi adesso vi abbiamo parlato naturalmente dell'ambiente, della natura, che è l'elemento che unisce di più noi tre, ma ripeto, c'è anche la pesca, eventi piacevoli da tutti i punti di vista, feste, musica, c'è veramente di tutto. Sul nostro canale YouTube, sempre dedicato alla Pinta, come dicevo, trovate tutto diviso in modo ordinato. Adesso organizzerete qualche evento in programma? Si comincia veramente a lavorare, perché praticamente queste legnaie devono essere posate, gli incubatoi, entro l'inizio di marzo, e di conseguenza si comincia fisicamente a creare, a studiare. Poi vorremmo far sì che la Persican, cioè la nostra telecamera, non sia più sola, ma riuscire a metterne dentro due o tre. Stiamo lavorando con i comuni, con varie associazioni, stiamo cercando di recuperare i fondi necessari, che è la cosa fondamentale per poter comprare queste camere, settarle, perché non sono prodotti che tu compri e utilizzi il giorno dopo, sono un po' proprio tutta una creazione, un'invenzione che facciamo noi insieme appunto a Eugenio, a Lele, a Mattia Nocciola, a tutte le persone che ci stanno intorno, per esempio anche i subacquei di Acquaviva, Belgirate, Verbagna. Cioè ormai siamo diventati una squadra che conta almeno un centinaio di persone nel momento in cui operiamo nella creazione degli incubatori, e questo lo potete vedere nel video fatto su YouTube l'anno scorso. E una precisazione, questa telecamera è totalmente autonoma, cioè noi abbiamo costruito una zattera con pannelli solari, router, insomma, in modo che la trasmissione da sott'acqua riesca a essere mandata in giro sul web, ma con un'alimentazione totalmente autonoma. E questa è stata una notevole complicazione, perché insomma non è stato semplice mettere insieme, e grazie proprio a Lele Coppola, che è un esperto, è stato uno dei primi, diciamo, trappolatori fotografici in Italia, e con un'esperienza decennale siamo riusciti in tempi record, autofinanziandoci, a costruire questa camera, che ci ha dato veramente molta soddisfazione. Chiaro, allora invito naturalmente tutti gli amici ascoltatori di Radio Storytime a seguirvi e contattarvi. Allora vi ringrazio di cuore per questa bella chiacchierata e vi auguro una piacevole giornata. Buona giornata. Altrettanto, ciao. Storytime, evoluzione radio.